Sì, intanto benvenuti alla Wista. Sì, assolutamente noi abbiamo un appeal particolare nei confronti del personale femminile che decide di sposare appunto la nostra forza armata. Ciò deriva dal nostro lavoro che è molto vicino alla collettività. Noi in particolare svolgiamo attività di ricerca e soccorso. Questo è molto, come dire, stimolante per il personale femminile. Sia quello che prende posto a bordo delle nostre navi, delle nostre motovedette, piuttosto che quello che invece è in centrale operativa. E soprattutto c'è un aspetto: noi siamo capillarmente diffusi sul territorio e quindi questo consente anche magari di riavvicinarsi a quella che è la famiglia d'origine e nel caso di nuova famiglia, avere magari il supporto da parte dei genitori e quindi. Ecco, questo è uno degli aspetti che fa sì che tante donne del corpo propendono, della forza armata propendono poi ad entrare nel nostro corpo. Parlando del Forte Genova, ha in questo momento davanti una progettualità veramente importante che determinerà il futuro del porto, della Liguria e anche nazionale. È un impegno importante per tutti, ovviamente il ruolo principale lo gioca l'autorità di sistema. Che sta veramente impegnandosi tantissimo per realizzare delle strutture che segneranno il futuro non solo del Porto di Genova, ma probabilmente di questo paese. La parte logistica deve essere assolutamente sviluppata e quindi noi faremo la nostra parte, saremo accanto all'autorità di sistema per quanto riguarda in particolare le valutazioni afferenti alla sicurezza della navigazione. È importante la realizzazione appunto di strutture che consentano di incrementare i traffici. Allo stato attuale gli specchi acquei consentono ovviamente l'ingresso di unità di dimensioni che sono sicuramente sufficienti per adesso, ma che potrebbero non essere in linea col mercato futuro. Quindi è importante appunto lavorare insieme. Quindi la diga, oggi a mezzogiorno scadeva la gara, no? Sembra che ci sia una delle dei due nominativi che si sia tirato indietro. Allo stato attuale non ho ancora l'informazione ufficiale, quindi sarebbe importante capire come andrà a finire. È chiaro che la diga è importante, e tutti vogliamo la diga, cioè non c'è nessuno che vorrebbe optare per lasciare il porto come adesso. Quindi sarebbe fondamentale conoscere appunto le modalità poi di attuazione di questo progetto e soprattutto far sì che appunto il porto di Genova sia demanding e così molto più spinto verso la richiesta degli armatori e quindi che possa in qualche maniera ospitare le navi più grandi, soprattutto le navi portacontainer più grandi. Grazie.